Vorrei cominciare con una domanda che forse è quella più semplice e al tempo stesso più scontata. Che cos'è il colore? Recentemente ho letto che viene definito come un'invenzione della mente e questo mi piace moltissimo perché da un lato è un equilibrio fra simbolismo e sensazione. Dall'altra parte in realtà è una comunicazione non verbale, no? Noi attraverso il colore possiamo comunicare il nostro stato d'animo, possiamo comunicare appunto le nostre sensazioni. Ma quello che forse non tutti sanno è che esiste una storia del colore, perché durante i secoli il colore ha subito cambiamenti, mutazioni, rivoluzioni anche e anche nascite di sfumature che prima erano impensabili, no? Un po' come oggi qui con noi potete osservare. Vi faccio alcuni esempi perché sono assolutamente interessanti. Platone a un certo punto introduce insieme al bianco e al nero il rosso folgorante, no? Questo rosso brillante che era un modo per raccontare l'energia dell'essere umano ma anche della giornata. In epoca romana chi aveva gli occhi azzurri era portatore di sventura, no? E le donne di dissolutezza. Nel Medioevo invece un altro curiosità molto interessante, soprattutto i contadini vestivano, come dire, l'abito da sposa era rosso perché doveva distinguersi e staccarsi appunto dalla quotidianità. Addirittura i bambini venivano vestiti di rosso perché immediatamente potevano essere individuati a distanza. E sempre rosso erano le lanterne o le lampade che venivano applicate nelle case delle prostitute, no? Da appunto, ecco per cui nasce poi il quartiere a luci rosse. La cosa interessante qual è? È che se noi guardiamo altri mondi che appunto non sono direttamente contagiati dal colore, noi ritroviamo alcuni elementi, no? Mi viene in mente il mondo delle favole, no? Il mondo delle favole. In antichità appunto i tre colori erano il bianco, il rosso e il nero. Se pensiamo a Cappuccetto Rosso, appunto lei era rossa, il lupo era nero e lei portava alla nonna il latte bianco. Nelle favole di Esopo la volpe è rossa, il corvo è nero e nel becco ha un pezzo di formaggio bianco. No? Vedete come ci siano alcuni elementi che facilmente ritornano. La cosa interessante è sicuramente un'altra. Capire come il mondo del colore entra nelle nostre scelte e può far cambiare anche le nostre scelte. Questo è, diciamo, questo preambolo mi permette appunto di introdurre anche un altro elemento, che è la necessità di trovare la nascita dei colori. Presso le tribù dell'Amazzonia c'è una bellissima leggenda che racconta la nascita dei colori e volevo condividerla con voi perché è molto emozionante. Il mondo per la tribù dell'Amazzonia viveva in uno stato di bianco e nero, cioè il giorno e la notte. Gli dèi sopra al mondo e osservavano il mondo decidono di scendere appunto sul pianeta per osservarlo meglio perché si annoiavano fra di loro fondamentalmente. Allora decidono di scendere e fare un'esperienza, no? L'esperienza del quotidiano. Il primo scende e, incapace a camminare, inciampa e si taglia un piede e dal piede esce fuori un liquido che lui decide di chiamare rosso. Un altro cammina e la prima persona che incontra è un bambino che gli sorride e lui non riesce a come dire, raccontare, a descrivere la bellezza di quel sorriso e decide di chiamare quel sorriso o quell'emozione giallo. Un altro invece rimane estasiato dalle forme del paesaggio e non è in grado di raccontarle e allora continua a fissare quel mondo e quando risale diciamo fra gli dèi loro vedono la bellezza di quello che hanno visto nei suoi occhi
e quel colore decidono di chiamarlo azzurro. Poi decidono, una volta risaliti, di mettere all'interno di una scatola e mescolarsi. E quindi poi, come dire, dall'emozione del colore ne nascono altre tonalità e altre possibilità. Questo, se avete seguito il filone, avete visto che ho detto diverse volte quotidiano. Ed è per questo che io oggi tengo appunto in mano questo artbook bellissimo, che è appunto 24 ore con Boero, no? Che è la collaborazione tra l'Istituto Europeo di Design e l'azienda Boero, e insieme abbiamo cercato di trovare una narrazione, un modo di raccontare il rapporto tra la quotidianità, appunto, tra la normalità di una giornata e il colore. Allora, 24 ore con Boero è esattamente questo: dall'alba al tramonto, come la capacità che noi abbiamo di osservare la variazione del colore, no? La possibilità di trovare un'emozione attraverso un'ombra, attraverso una sfumatura di un riflesso di un raggio di sole su una pozza d'acqua, quello che noi possiamo vedere tutte le mattine partendo da una stazione per raggiungere il posto di lavoro, oppure la bellezza di un artigiano che lavora ad un oggetto, e questo oggetto lentamente non solo prende una forma, ma prende un colore che noi decidiamo di associare, no? E allora anche questo è molto bello, no? Che la comprensione di come il nostro occhio sia in grado di percepire e recepire quotidianamente, ma anche istantaneamente, la diversità di tono che la natura ci offre, no? Ed ecco un'altra parola bellissima, che è la natura. Nell'artbook abbiamo voluto raccontare, attraverso illustrazioni e scatti, esattamente anche questo rapporto con la natura. In alcuni casi erano quello che De Chirico definisce vite silenti, che è un bellissimo, anche questo, modo di dire che anche gli oggetti ci parlano. E quindi anche il modo di scoprire degli angoli di una città, di un paese italiano, no? E quindi anche questo concetto importantissimo del Made in Italy. Sia Boero che IED sono appunto due meravigliose realtà che sono un'eccellenza del Made in Italy, no? E quindi era anche bello raccontare questa bellezza, no? Cioè, se noi percorriamo l'Italia, è ovvio che abbiamo una varietà infinita di colori. Un tramonto a Genova ha delle colorazioni che probabilmente differiscono da un tramonto a Catania o a Trieste, no? E anche questo è bellissimo, soprattutto per gli stranieri che arrivano nel nostro paese e ci invidiano questa bellezza e questa possibilità di avere un così grande spettro visivo, no? Per noi è normale perché ci siamo cresciuti, per noi è normale perché ci siamo nati, no? Ma non dimentichiamo che ci sono popoli che questa postura non gli è stata data. Quindi avrete la possibilità di sfogliare appunto un artbook che è in grado di raccontare le motivazioni per cui il colore è parte integrante della nostra quotidianità, della nostra vita, e soprattutto, grazie al colore noi siamo in grado anche di raccontare chi siamo. E quindi chiudo dicendo di trovare sempre la propria cartella colore, no? Sapete che esiste anche lo psicodesign, e lo psicodesign è esattamente la relazione che c'è tra l'oggetto, il colore e la forma. E mi verrebbe dire anche la materia, naturalmente, su cui il colore viene adagiato, e quindi non solo psicodesign, ma anche skin design. Quindi lo psicodesign è una nuova, diciamo, scienza che ci permette appunto di affrontare gli spazi, gli interni, in una maniera molto più intima, molto più vera, che ci riguarda dal profondo. Grazie.